chiudere subito le attività non essenziali. I sindacati metalmeccanici FIOM, FIM e WILMA lo ribadiscono con lo sciopero provinciale e con una lettera inviata a prefettura, regione, provincia, ASL, INPS, INAIL e ispettorato del lavoro. Confermiamo la nostra richiesta alle aziende del settore metalmeccanico, orafi e affini, si legge in una nota, che non svolgono attività strettamente essenziali e strategiche di predisporre tutte le azioni necessarie per la chiusura immediata dell'attività lavorativa in Applicazione del decreto ministeriale del 22 marzo 2020 e del buonsenso che ci deve contraddistinguere nell'affrontare questa emergenza sanitaria nella salvaguardia dei lavoratori e dei cittadini. I segretari provinciali hanno anche chiesto l'attivazione della specifica Cassa Integrazione, introdotta dal decreto legge del 17 marzo oppure dal Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato. Nel caso in cui le aziende non predispongano la fermata, proseguono, invitiamo i lavoratori a mettersi unilateralmente letteralmente in ferie o permesso. Ad ulteriore salvaguardia, già da ieri abbiamo indetto lo sciopero a copertura di tutte le ore o giornate che non potranno essere coperte da strumenti di legge per fronteggiare così il malessere e le paure generate dalla pandemia tra i lavoratori del nostro settore. I sindacati infine hanno chiesto al Prefetto di definire e dichiarare quali sono nello specifico le attività che si ritengono strettamente necessarie e strategiche e per queste chiedono agli enti competenti di verificare le disposizioni minime per garantire le condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.